Namaste, sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Rock of Ages 3. Oggi vediamo il Mar Cinese. Nave un po' più grande. Spaventatissimi. Marco Polo? Ah, Cin Cin. Quindi siamo contro Cin Cin. Vediamo come ce la caviamo contro di lui. Spada e anche coltello. E armatura, tra l'altro, io non ho niente. Ma vediamo di farcela. Dallo scorso episodio non è che ci siano tante novità come, come cose, come palle, a parte il macigno di pece. Ma noi andiamo sempre col macigno di sabbia, che ci piace tanto. Usiamo la nostra combo questa. Cos'è che ha funzionato l'ultima volta? Questo ha funzionato con gli arcieri. Sì, andiamo con questa combo. Poca roba, ma molto molto efficace. Ho tutto quanto colorato bello e la musichina carina. Allora, le cose, direi che uno va qua, uno va qui, abbastanza fuori mano, perfetto, e uno va qua, abbastanza fuori mano, ottimo. E adesso capiamo. Allora, lui parte da qua, scende, va dritto, deve curvare da questa parte, potrebbe passare di là, ma la vedo difficile, è tanto stretta la zona. Vediamo di mettere un po' di questi lungo questa curva qua. Mettiamone due di questi, uno e due, e poi mettiamo un po' di questa gente qua, quindi così, 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 e poi facciamo un'altra roba. Se qua devi andare dritto e qua ti sparano, io ti metto questi davanti, di qua e di là, ti metto un paio di questi, uno, te ne posso mettere anche più, quindi facciamo così. Occupiamo proprio bello tutto, così lui non sta, non esce più dal ponte praticamente in questa maniera. E tra l'altro, se vedete, questi qua poi vengono potenziati col fatto che possono ruotare. E questi invece hanno l'arciere sopra, quindi perfetto. Vediamo come ce la caviamo. Allora, qua si va dritto. Bello il riarrangiamento della musica. Le rane, ecco cosa ci sono. Danno un po' fastidio. Qua c'è il solito discorso loro. Quindi io gli ho messo praticamente alla fine di questo un casino di roba qua, o forse di quello dopo. Vediamo se è efficace. Curva in pendenza, attenzione. Ok, bloccato, l'ho bloccato. E si è anche beccato una randellata che l'ha fatto finire fuori strada. No, quasi. Lui ha il macigno esplosivo o sbaglio? Sembrerebbe di sì. Noi passiamo di qua. Ok, gliel'abbiamo già distrutto il macigno, quindi molto bene. Noi siamo a metà energia, siamo un po' più piccole e veloci. Devo capire se riusciamo a fargli abbastanza danno, perché mi sa che dovremmo fare un po' di giri in più. Prendi altri soldi. Adesso ci facciamo sparare ancora? Au. Au. Ok, siamo arrivati. Abbiamo un tubo di energia. 100 danni gli facciamo? 117. Macigno fragile, quindi proprio al primo livello. Zot non l'ho beccato. Qua ti sei fatto male solo, cioè ti ho distrutto all'inizio, sembrerebbe. Sì, perché vedo che ci sono due arcieri morti qua, almeno due. Sì, perché questi li bloccano, li blocca completamente. Adesso bisogna vedere se qua del ponte lui è mezzo rotto.
Aspetta che passa. Facciamo questo, questo, questo e questo. Abbiamo buttato giù? No. Au, 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 au. Però abbiamo buttato il... è finito giù e adesso forse riusciamo a romperlo. Allora, qua passiamo oltre. E siamo sul primo ponte. Ah, è finito dentro il cannone. Però sembra non avere abbastanza forza per usarlo il cannone. No, è riuscito. Piano. Ah, cavolo, al volo mi ha beccato. Mi ha beccato al volo. Lui è quasi morto, ma... adesso riesce a colpirmi almeno. Quindi mi farà un centinaio di danno. Ah no, gliel'abbiamo distrutto prima, ottimo. Quindi qua, pum! Ottimo. Facciamoci sparare anche da questo. Ah cavolo, volevo provare a saltarlo. Effettivamente si riesce, gli faccio altri 100 danni però. 128. Ok, lui ha metà energia, quindi ci metterò 4 volte per farlo. Allora, qua non posso farci niente. Mettiamo altre di catapulte. Non ci stanno più qua. Quindi se tu ti fai sparare, ti posso mettere un altro po' di catapulte qua. Questo, questo. E un po' di questi. Potrei mettere un po' di catapulte qua così. Tanto si girano. Sta arrivando? Sì. Vediamo se riusciamo prima a bloccarlo. Zot. Eccellente e via. Allora, di qua passavamo di qua, attenzione alle rane. Passa intorno alle rane sopra questa e siamo al primo ponte. Poi ci facciamo sparare. Frena un po'. Boing. Va benissimo così. Stiamo un po' larghi, un po' stretti. Qua c'è l'albero, passiamo in mezzo. Attenzione a questo. Occhio alla rana. Qua. No, no, quanta roba. Ci possiamo sparare da questo. Non so come, ma sono riuscito a, salvarmi e adesso in teoria vado dritto, devo solo saltare la rana. Perfetto. L'abbiamo distrutto la rana, tra l'altro. 123 danni, ancora una volta bisogna farlo. Dov'è? Allora, lui adesso è qua prima del casino che c'è. Eccellente, ottimo, l'abbiamo distrutto. Andiamo ad aggiungere un paio di queste. Ne so 15 ne ho messa, wow. Posso mettere questi a rompere le scatole, tanto soldi ne abbiamo. Vedete, partono così e poi quando passa il tempo gli viene fuori il cappello come queste, come questa, con l'arciere sopra.
Ah! Fregato proprio. Ok, primo ponte. E primo cannone. Frena. Frena qua. Stiamo dentro. Facciamo fuori questo almeno. No! Rana maledetta. Ok, lui è arrivato dove... Ok, l'abbiamo già distrutto. È arrivato nella zona mortale nostra. No. Andare di qua. Ho provato a mettere le difese all'ultimo. Ok, qua saltiamo. Perché non ha il distrutto, cavolo? Gli sono saltato proprio sul cuore. E adesso che mi tocca per spawnare due o tre volte per sta roba. Questo volevo fare. Ok. Vediamo se si può passare e finiamo. Yes! Ottimo! Addio! Non ci hanno mai colpito, Zero colpi. Bene, bene, bene. Quindi, vediamo di proseguire con... Andiamo con la valanga? Andiamo con la sfida dell'unità che ci piace sbloccare. E poi andiamo con la valanga, allora. Questa ha i... Ok, le robe esplosive. Andiamo con questo. Le cosucce esplosive, se tu... Allora, se tu parti e salti, vuol dire che tipo qua ci arrivi. E quindi io ti metto qua tutta sta roba. Ok, e prendo questo. Te le metto un po' anche qua. Ok, dovrebbe bastare la roba che ho messo su quel ponticello lì, perché è l'unica via da poter fare. L'ha fatto anche lui probabilmente. Vediamo pure cosa succede. Ok, abbiamo ripreso, non mi ricordo a che punto ero perché effettivamente ho dovuto mettere pausa, ma vediamo subito, dovrei essere contro di lei. A che punto siamo che non mi ricordo? Siamo ancora all'inizio qua. Ah, ok, è quello che dobbiamo prendere, dobbiamo usare solo quell'oggetto. Adesso mi sono ricordato a che punto eravamo, non cadermi fuori, perfetto. Che rischio. Poi facciamo il giro largo perché così posso entrare qua dentro. Boom! E arrivare a destinazione. Ottimo. Prima però dobbiamo anche distruggere questo. Che non mi è piaciuto tantissimo come arma, però è sempre utile, sempre utilissima. Abbiamo sbloccato gli esplosivi, abbiamo recuperato un'altra stellina. E quindi ci vediamo al prossimo episodio. Grazie ancora della visione. No, abbiamo ancora tempo per fare qualcosina, dai. Andiamo di valanga. Vediamo se la valanga riusciamo a farla decentemente. Accendiamo anche una luce, scusate. Poi in montaggio spero di ricordarmi tutto quanto. Comunque dovremmo esserci. Allora, ci prendiamo questo, ci prendiamo questo, ci prendiamo questo modificato, ci prendiamo questo modificato. E direi che ci siamo. La nostra combo funzionante. Andiamo subito a mettere i soldini, quindi vuol dire che mettiamo magari su una più lontana, sì, su questa, facciamo così, così e così.
Allora, programmiamo un attimo cosa fare. Lui esce fuori da qua, si fa un salto, poi c'è un paio di salti qua e qua ci mettiamo allora un po' di queste. Giusto che gli dà fastidio da quella parte. Sono salti ovunque. È molto corta anche. Quindi, allora facciamo un'altra fila di queste. Sto pensando dove mettergli i fastidi iniziali. Qua. E così queste si girano e attaccano da questa zona. Facciamo così, ci mettiamo un paio di questi che li blocca e continuiamo a mettere queste. Ok, vai. Vediamo se funziona il piano. Ok, già cominciamo ad attaccarli qua ed è cosa buona. Tienili lì, tienili là. Tienili là, tienili là. Ok. Uno è passato davanti. Però l'abbiamo bloccato, vediamo di distruggerlo. No, spingerlo ancora più avanti. Ok. Qua mi sono morti tutti. È finito l'ultimo. Eccolo là. E questo si è bloccato in loop. Devo distruggere questo. Boom! Perfetto. Allora, mettiamo un po' di catapulte qua. Ottimo. E mettiamo un po' di elefanti. Li mettiamo qua a sto punto. Dovrebbe esserci un po' di spazio. Mettiamone più possibile a questo punto. Vai, seconda ondata. Ottimo inizio. Forza, forza, forza. Adesso sarà un po' più complicato tenerli in posizione, ma ci proviamo. Sicuramente abbiamo molte più catapulte. Trabucchi, vabbè. Proteggi, proteggi, proteggi. Dovrebbe bastare. Qua c'è uno che è partito ed è finito fuori, ottimo. Se ne questo continua a rimbalzare di qua e di là. Perfetto, fuori uno e manca l'ultimo. Dai che sei fermo. Yes, ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Decisamente. Molto bene, quindi belle due stelline per noi. Credo di avere ancora il tempo per provare a fare una corsa ad ostacoli. Prova tempo la facciamo off camera, quindi andiamo con la prova ad ostacoli. Bisogna arrivare per primi. Ok, allora. Sempre con la nostra macigno di sabbia. Bello come è fatto con i bassorilievi là. Allora. Corso ostacoli, basta che arriviamo primi, quindi. Ok, stai fermo là che io vado da questa parte. Ok, sono andato un po' troppo avanti. Allora, gira di qua. Salta da questa parte. Salta in mezzo. E non gli ho distrutto la ruota.
bloccato. Cadi giù, cadi. Ok. Abbiamo perso un sacco di energia e un sacco di tempo. E adesso siamo respawnati ovviamente su quello. Quelle sono delle armi più... Infatti non ce le abbiamo perché immagino siano abbastanza fastidiosi anche per il nemico. Siamo in ritardissimo adesso. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Au. Ok, uno l'abbiamo sorpassato. Però ci siamo già distrutti, quindi no. Facciamo direttamente il riavvio livello. E ripartiamo con la nostra... Potrei prendere anche la ruota. Tra l'altro siamo partiti senza countdown. Sì, ho fatto riavvio livello ma non si è avviato giusto. Proviamo a usare la ruota preistorica. Ok, adesso c'è il countdown. Vai, vediamo quanto più veloci siamo. Decisamente più veloci e anche più stretti per evitare i colpi, ma dobbiamo stare attenti che ci possiamo ribaltare. Vabbè, non l'avevo toccata, ma poco importa. Permesso. Ben passato? Mi hanno mezzo distrutto. Aiuto. Ok, grazie per la spinta. Vabbè, ok, ci ha ribaltato indietro. Qua scendiamo giù da questa parte. Quanto lungo è ancora? Aiuto, 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 ciao. Sei diventato una caramella Paolo. Sono praticamente morto. Se mi toccano sono morto, quindi... Passa! Sono morto schiantandomi per terra. Vabbè, riproviamo un'ultima volta, questa volta con... Ok. Ah, ok, adesso ho capito, perché mi aveva resettato la vita, ma io avevo già fatto riavvia. Piccoli bug che ci sono ogni tanto in questi giochi, succede. Rock of Ages ci ha abituato abbastanza a bug di questo tipo, che sono abbastanza aggirabili, però, per fortuna. Allora, intanto andiamo di qua, gira a destra, gira a sinistra, qua scendiamo giù. Qua possiamo fare così. Come ha fatto a lanciarmi via? Non lo so. Probabilmente con le cose che gli girano intorno. Sa che sta venendo un episodio enorme. Può essere. Sinceramente non so il tempismo di questo gioco. Di questo episodio. Allora, scendiamo giù di qua. Ok. Già molto meglio con l'energia. Ah, volevo provare a saltarlo, ma non ce la faccio mica. Spacca questo. Qua si salta di qua. C'è un modo per evitare tutta sta roba, così. E mi ha colpito lo stesso. L'ho disintegrato e mi ha colpito lo stesso. Va bene, dai. Adesso dovrei avere anche i colleghi vicino. Il problema è che se muori qua... O hai fortuna nella carambola come abbiamo avuto adesso, sarà un casino. Ah, eravamo proprio alla fine. Ma come? L'ho saltato! Vabbè. No, non l'avevo saltato. Avevo saltato leggermente prima. Leggermente dopo, scusate. Comunque questo intanto mi dà il primo posto nella prima stella. E adesso vediamo di prenderci anche la seconda. Forza! Pronti a partire, loro si sono bloccati in giro punto, quindi bene, sono tutti e due con la cosa, si fanno la guerra tra di loro in basso rilievi, attenzione a questo, gira con calma,
Andiamo giù, spacchiamo l'albero. Qua possiamo tagliare di qua. Fatica, perché mi hanno colpito mentre stavo volando. Adesso è molto più libero. Compreso anche questo. Perfetto, guardate che liscia. Che liscia, che liscia. Mi sta andando bene sto giro. Passa di qua. Adesso abbiamo il pezzo più difficile, che è questo qua. Ok. E adesso abbiamo la ondata finale. Ho detto, chissà, che stavo aspettando ci fossero quelli che mi mandano di fianco, però me li aspettavo un po' più avanti. Invece sono lì. Qua si salta qua e siamo arrivati. Yeah! Ottimo, quindi con 2 stelle su 2 vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave. Ace the Brave. Namaste, be brave.